Una volta, molto tempo fa, io le serate le passavo diversamente. Cioè, io avevo un gruppo di amici. Beva setate di sangue, andavamo in giro di notte, fiavavamo sacrifici umani, sgommamento, scurbando, violenza. Ma di questo vi parlerò in un altro disco. Anche perché oggi come oggi io sto a casa, io ho preso moglie, come molti di voi sapranno, ho avuto bambini proprio ad una bellezza frenetica, diciamo stupenda, gioiella. E essendo un papà moderno mi piace avere un certo diacolo con questi bambini, mi piace diacolare. E non solo con loro, anche, anzi, soprattutto con mia moglie. Mia moglie si chiama Nunzia, io ci dico Barbara perché fa più fino, perché Nunzia è un meridionale, non la cacava nessuno. Io andavo in un ambiente e dicevo, ciao sto Diego, questa Nunzia, dicevo, ciu cazzo Nunzia, schifezza di Terroncella. Ci ho detto, assumi pseudonimo di Barbara, solo che in fisica è di Nunzia. Uno pure che non l'ha mai visto ci dice, come si chiama questa Nunzia? Neanche Rusetto o Enzo, no, Nunzia. Se nasceva 2 metri più in basso, si chiamava Abdullah, per far capire il concetto fisico della donna. Comunque una donna di una bellezza, veramente, un volto squisito, diciamo orientaleggiante, islamico, ma neanche islamico, e mongolo, come, cioè con gli occhi molto smandurlati, sai, con smandurlamento molto intenso, belli, tesi, rustici, in mezzo agli occhi il naso. No, quei nasi d'oggi, a punta, secchi, proprio defilati. Un signor naso, sai quei nasi proprio importanti. Quando passi per strada, la gente si gira e fa cazzo, che naso va. No, per me, quanto non si dice. Proprio non sono un papà, un squacquarà qua, un sbarbo, con, diciamo che non un manganello, molto mollo, diciamo, ma molto mollo, come un batacchio mollo che fa gli spenzulamento davanti, ma prolunga, arriva all'ombelico, molto mollo, mollo, mollo. Sotto il naso, la bocca di Nunzia, i denti di Nunzia, 7-8, ma non monotoni, dal beige al nero opaco, tutto titunalitamente, non messo ordinatel, gettate un bocca un po' duo cap, diciamo casual, una bocca casual. Io quando mi getto addosso che fai slinguamento, metto un bel cappuccio di lana sulla punta della lingua e questo va dentro come fa una gita postumia, sta dentro in di grotte, gira, vede, stalactite, stalagmite, laghet, maron, veramente un'esperienza da fare. Sotto la bocca il mento, non l'ho mai visto, c'è il naso davanti, un cazzo faccio vedere il mento. Sotto il mento il coppo di Nunzia, una valanga di poppamolla escrescendo, dilagando, sburdulando, con tutto zuovo do panz e zuovo do panz e zuovo do panz, ma mollo proprio, ma sei come un enorme mandibola di una bestia mai esistita. Proprio io quando mi getto addosso per fa, non è che c'è solo il sesso, c'è anche l'imprevisto. Tu alzi una zuovo do panz, una volta esci e Pippo Baudo giottone d'oro e non so tutto tono. Vuoi fare sport? Scegli l'altezza dell'altitudine della zuava, la alzi, sotto c'è muscoli, lichen, funghi, una vegetazione mediterranea. Schilifo sui spalla. Hai presente quei budini di vaniglia che ci dai già affetto, i budini fa tutti i vibramenti, neanche un budino, sei quei Buddha, ma neanche un Buddha, proprio una Buddha, una trastiferza.